Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. La frecciatina di Barbara De Santi contro Silvia Toffanin non è passata inosservata, la dama non ha usato mezzi termini. Barbara De Santi è una delle protagoniste di Uomini e Donne. È tornata in studio nel 2023, dopo un lungo periodo di assenza, per mettersi di nuovo in gioco. È sempre stata una delle dame più seguite dai telespettatori ed è spesso al centro della puntata. In particolare, di recente ha fatto parlare la sua frequentazione con Ernesto, l'ex corteggiatore di Ida Platano. Il cavaliere, dopo essere tornato, ha fatto sapere di voler conoscere meglio la dama. Solo che tra i due la conoscenza non sta procedendo per il meglio, dato che, mentre Barbara si è mostrata parecchio interessata, l'uomo è invece più propenso a conoscere altre donne. Ha infatti iniziato ad uscire con nuove corteggiatrici. Oggi la De Santi è amatissima dal pubblico, da quando è entrata nel parterre femminile è diventata particolarmente nota e lo è anche sui social. Proprio sul suo canale Instagram continua a condividere la quotidianità con i follower. Di recente, però, attraverso le storie, ha avuto una reazione inaspettata, ha mandato una frecciatina a Silvia Toffanin. Perché Barbara De Santi ha mandato una frecciatina a Silvia Toffanin, cosa si nasconde dietro il suo gesto? Barbara De Santi è oggi particolarmente famosa sul piccolo schermo, grazie alla partecipazione ad Uomini e Donne, e lo è anche sui social. Sul suo canale Instagram è seguita da migliaia di persone, un numero che cresce di giorno in giorno. Proprio sulla sua pagina personale, nelle ultime ore, non è passata inosservata una storia, ha pubblicato uno scatto ripreso da un video trasmesso durante una puntata di Verissimo. Il filmato è stato mandato in onda quando nel salotto di Silvia Toffanin sono arrivati, per un'intervista, Alessio Pili, Stella e Claudia. La coppia è uscita dal programma qualche mese fa ed è stata invitata dalla conduttrice per raccontare il loro amore e cos'è successo dopo, a telecamere spente. Ebbene, Barbara riportando l'immagine ha scritto, "Finalmente anche io a Verissimo", con tanto di risata. Sembrerebbe che abbia voluto far intendere come a Verissimo vengano invitate le coppie di Uomini e Donne ma non i protagonisti storici. E in questo caso, non ha nascosto di parlare di se stessa, dato che nella storia Instagram ha ripreso l'esatto momento in cui è lei in primo piano. A quanto pare, la De Santi ha voluto mandare una sorta di frecciatina a Silvia Toffanin e lo ha fatto senza girarci troppo intorno.